Anzi, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto speciale perché non vedevo l'ora di mostrarvi questi prodotti. È un video haul, ho finalmente acquistato i prodotti skincare della Revolution. In realtà è un sacco che ho fatto questo acquisto, ma non ve l'avevo ancora mostrato, quindi ne approfitto questa sera che ho un po' di tempo. Non vi mostro il make-up di oggi perché non è assolutamente niente di che, anzi, e in più non è un granché, anche perché sono truccata così dalle 8 di stamattina, sono le 7:20 di sera, per cui ecco, il trucco è quello che è, però almeno sono truccata e un minimo presentabile per in realtà mostrarvi questi prodotti. Allora, sapete che sono un'appassionata di Makeup Revolution, quindi la parte, diciamo, makeup. Prima di diventare una professionista, in realtà era un brand che mi piaceva tantissimo e che acquistavo spesso. Non quanto e.l.f., perché e.l.f. è arrivato prima, diciamo, nel mio cuore e nella mia conoscenza come brand low cost di makeup, però anche appunto Makeup Revolution e I Love Revolution, no, I Love Makeup, che è, diciamo, la sotto marca, diciamo, di Revolution insieme a Revolution Pro, che invece la linea quella un po' più bellina, insomma, fa sempre parte appunto della grande famiglia Revolution, che è stata implementata con la parte skincare, che era una parte che mancava, ma altrettanto fondamentale. E io, avendo traslato tutta questa mia passione, questo interesse per la parte della skincare, visto che per quanto riguarda il make-up sono strabordante di prodotti e inoltre ho delle esigenze diverse, diciamo così, rispetto a prima, non avevo più acquistato, diciamo, per quanto riguarda il make-up, ma ero proprio molto molto curiosa di provare invece prodotti di skincare. Come sapete, Revolution è famosa soprattutto per i suoi dupe, quindi molti, se non quasi tutti, magari tutti no, però tantissimi dei prodotti che hanno sono praticamente dei dupe di prodotti più famosi. E per quanto riguarda la skincare, anche in quel caso sono un pochettino i dupe dei prodotti di The Ordinary, che è un altro brand che mi incuriosisce tantissimo, che tra l'altro ho da Douglas vicino al lavoro, quindi sono andata anche a dare un'occhiata, ma per il momento non ho acquistato nulla, ma solo perché sono veramente piena, strapiena di cose, e sono più quelle che, insomma, ho in scadenza piuttosto che quelle che poi effettivamente riesco a consumare, nel senso che ho veramente tanto, tanto, tanto e non riesco a stargli dietro. Ho un pochettino esagerato nell'ultimo anno, in realtà, per quanto riguarda gli acquisti appunto di skincare, sempre con cioè con moderazione, sempre con logica e sempre tenendo conto di sconti e quant'altro, però effettivamente ho acquistato tanto, quindi per il momento non avrei acquistato né The Ordinary né Revolution Skincare, ma cosa è successo che mi ha spinto all'acquisto? Sul sito Maui Beauty, che è il vecchio Maquillalia per intenderci, ho acquistato tantissimo anche da Maquillalia, è un sito che adoro, che ha un po' di tutto, e tra l'altro ultimamente hanno messo anche la parte naturale, dove si potete trovare dei prodotti naturali, bio, vegani e quant'altro. Su questo bellissimo sito c'era il 3x2 proprio sui prodotti di skincare di Makeup Revolution. E come fai a non fare un ordine? Come fai? Cioè, me l'hanno buttata lì su un piatto d'argento. E il 3x2 è assolutamente una cosa molto cicciosa, molto gustosa, perché appunto se acquistate tre prodotti, il terzo meno caro non lo pagate. In questo modo ho preso un sacco di cose, mi sembra 3, 6, 9, adesso comunque li controlliamo, e appunto 3 non li ho pagati. In realtà sto dicendo 3, ma non sono certa di questa cosa.
qua mettiamo via invece la tinta labbra che ho in questo momento, non l'ho applicata con l'applicatore, ma l'ho solo picchiettato un po' sulle labbra per dare un po' di colore, ed è la tonalità Slipper Orchid di MAC, ovviamente, quindi questo bel colore cicamino chiaro. Vabbè, appoggiamo un attimo lì. Tornando appunto a noi, allora, in realtà, come vi dicevo, è un po' che ho acquistato questi prodotti, ma sono rimasti qua nella scatola fermi fermi. Così è stata una bella sorpresa, cioè sarà una sorpresa anche ora riguardarli, perché in realtà non mi ricordo quasi quello che ho acquistato. Ok, come sempre all'interno della confezione troviamo un pensierino di gola. Queste sono delle patatine scadute, tra l'altro. Sì, le ho lasciate scadere io, Vabbè, fa niente. E non so se sono dolci o se sono salati, sinceramente. Mi sembrano salati, ma non vorrei dirvi una stupidaggine. Comunque queste molto spesso mettono le caramelle, le Haribo. E bello, vabbè, una cosa che apprezzo, una cosa carina. Allora, bolla alla mano, così vi dico anche i prezzi. Allora, ho acquistato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esatto, 9 prodotti. E ho speso, comprese, no, di spedizioni che erano gratuite. In realtà io ho fatto, cioè ho voluto proprio, come si dice, superare la cifra prevista per le spese di spedizione gratuite, che se non sbaglio è i 50 euro. Io ne ho spesi in realtà 59, vabbè, 59,94, quindi 60, ecco, per 9 prodotti però. In realtà è come se ne avessi pagati 6, ovviamente ho pagato i 6 più costosi e quelli che costavano meno, che sono prodotti che si ingirano all'incirca sui 6,90 euro, sono quelli che non ho pagato. Comunque, adesso andiamo nel dettaglio e vi mostro tutto. Tiro fuori a caso, e poi al massimo, se non mi ricordo cosa sono, vado a controllare perché ho appunto un po' di dubbi. Allora, primo prodotto è il contorno occhi ed è questo qui con il 5% di caffeina più acido ialuronico. L'acido ialuronico l'ho scoperto, tra virgolette, recentemente, nel senso che prima non lo utilizzavo, mentre ora mi piace molto, utilizzato come siero sia il mattino che la sera, che mischiato al fondotinta, ma mi piace appunto anche sul contorno occhi, anche se sono pochi i contorni occhi che ho che all'interno hanno l'acido ialuronico, quindi sono molto contenta che questo prodotto li abbia, ce l'abbia. Questo è appunto al 5% di caffeina ed è praticamente un contorno, è un siero contorno occhi, quindi non solo utilizzato da solo, ma in realtà proprio come siero, quindi più concentrato, più potente rispetto ai classici contorno occhi, quindi può essere usato insieme, cioè in abbinata ad altri, dipende un po' dalle vostre necessità. Io ho un contorno occhi abbastanza secco, quindi questo in realtà io lo utilizzerò esattamente come siero, quindi prima di un altro contorno occhi. La boccetta è anche abbastanza grande perché sono 30 ml e essendo appunto una parte del viso, cioè di solito formati classici per i contorno occhi sono da 15 ml, quindi questo è il doppio. Scusatemi. Madonna, scusate. Quindi sicuramente il rapporto qualità-prezzo è ottimo perché questo vediamo. Questo è uno di quelli che non ho pagato praticamente, costava uno di quelli che costava di meno, quindi sui 6-7 euro, se non sbaglio appunto 6,99, quindi 7 euro. E
contiene caffeina, che appunto è un ottimo ingrediente che aiuta a contrastare le occhiaie. E infatti qua dice aiuta a ridurre appunto dark circle e aiuta come si dice, a sgonfiare la zona sotto gli occhi praticamente. Sì. Vedremo, vedremo. È un prodotto vegano cruelty free, non è biologico, ovviamente, tutti questi prodotti non sono biologici, ma potrebbero avere un buon INCI, essendo comunque principi attivi puri, perché comunque come The Ordinary che si basa sulle materie prime, diciamo, su proprio appunto questi concentrati attivi puri, allo stesso modo fa anche in alcuni dei suoi prodotti anche appunto Revolution Skincare, e questo è uno dei dupe, diciamo, di The Ordinary, perché anche The Ordinary ha fatto il contorno occhi alla caffeina, che era uno di quelli che a me ispirava. Quindi diciamo che quello che vedete nel mio carrello, bene o male, è un po' quello che avrei preso anche di The Ordinary. A parte un prodotto che non ho trovato perché era sold out al momento dell'ordine, e che infatti sto puntando di The Ordinary, ci devo pensare. Non ora, ripeto, perché ho mille robe, però se mi ricordo qual è poi ve lo dico, perché in questo momento non mi ricordo più. Mi sembra quello dei pori, dei brufoli, però vabbè, in realtà ho preso altro a riguardo, quindi insomma non deviamo, Martina. Comunque, qua è indicato che è un prodotto che si può usare sia di giorno che la sera. E sono 12 mesi di PAO, quindi non ha una scadenza, che mi piace assai. E niente, cruelty free, vegan, eccetera, eccetera. Molto belle, molto curate anche le confezioni dei prodotti, quindi ottimo. Ottimo, veramente ottimo. E questo è il primo prodotto a gratis, tra l'altro. Poi, vabbè, qua ho dei campioncini. Questa è della BB Cream Garnier, che però è la classica original, che a me non piace, quindi boh, non lo so, cercherò di utilizzarla. E questa invece è di una marca che ho già provato, sempre grazie a Machillalia, perché negli ordini passati, molti anni fa, che avevo fatto, mi avevano dato già dei campioncini, proprio campioncino, non in bustina, che io tollero poco, ma proprio il campioncino. Il pottino, ecco, in plastica. E questa è una crema da notte idratante. Questa qui. Questa è già più interessante da provare. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere un brand spagnolo, se non sbaglio, ma non vorrei dire una stupidaggine, ma credo proprio di sì. Poi continuiamo. Allora, altro prodotto. Allora, l'altro prodotto è questo qui, che è sempre un siero. Questo, allora, vi leggo. Il prezzo di questo siamo sui 9,99, quindi questo è uno di quelli che ho pagato sicuramente. Sì, 9,99. Allora, siero per correggere il tono della tua pelle. Aiuta ad ammorbidire e lisciare l'aspetto della pelle grazie al retinolo, ed è a una concentrazione al 2%, come dice la confezione. Ok. Vitamina A che rinforza la pelle. Questo ingrediente stimola il rinnovamento cellulare naturale delle cellule della pelle per lasciare un epiderme. Aspettate che apro perché sto leggendo. Sarola. Questa è l'estima della cellula naturale delle cellule della pelle per lasciare un'epidermide più morbida e un tono più uniforme, attenuando le rughe sottili. Quindi benefici, soluzione per correggere il tono della pelle, aiuta a migliorare le discromie. Quindi quello che a me non piace della mia pelle sono il fatto che si iniziano a vedere le rughe, e questa è una cosa nuova purtroppo, quindi devo iniziare ad agire sulle rughe. Il tono uniforme, non uniforme, quindi un colorito non uniforme, che quindi mi obbliga, diciamo così, a applicare un fondotinta, perché se non voglio essere a macchie, quindi un po' rossa, un po' gialla, un po' bianca, un po' verde ogni tanto anche,
ho delle macchie sul viso e quindi ho bisogno comunque del trucco per uniformare. E una delle cose che mi dà più noia è quella. Poi pori dilatati nella zona soprattutto di naso, guance, un pochettino qua sulla fronte, zona T, diciamo. E questi sono un pochettino quelli che sono i miei problemi. Quindi sto cercando, ovviamente anche le occhiaie e il contorno occhi secco. Secco, però anche questa è una cosa quasi nuova. Quindi con questo prodotto quello che voglio è proprio quello di andare a correggere, tra virgolette, il tono della pelle, quindi renderlo più uniforme. E questo è appunto il siero. Ve lo apro anche questo così. Guardiamo insieme com'è fatto. Dovrebbe essere giallino, ma non sono sicura. Quello che non ho acquistato mi sa che era appunto quello dei pori. Infatti, non so se avete visto l'ultimo video haul, cioè l'ultimo video haul, il video haul fatto al Müller, a Vienna. Ho preso due piccoli sieri che sono appunto uno minimizza pori e l'altro invece è colorito uniforme, che è un po'. Sono le mie fisse, tra virgolette, del momento che appunto si rivelano anche in questi acquisti. Peccato che appunto quello dei pori non, qua non l'ho trovato, però vabbè, quello. Eccolo qua, quindi questo siero abbastanza liquidino da come posso vedere sul giallino. E non vi parlo di inci perché sinceramente non vi so dire. Io mi sono anche letta tutto il libro e tutto, però a me è una cosa che non rimane in mente, ma è anche meglio così perché se vado in fissazione pure con l'inci, ciao. Il fatto che comunque siano prodotti, diciamo, vegani e curati in una certa maniera mi fa stare abbastanza tranquilla. Questo è sempre 12 mesi di PAO. Appunto soluzione correttrice del tono della pelle, dice nella traduzione italiana su che cos'è questo prodotto. E allora il retinolo può causare anche irritazione, allergia, quindi attenzione comunque al contorno occhi, evitate il contorno occhi ovviamente. E un'altra cosa che volevo farvi vedere è che ti indica anche quando utilizzarli. Questo per esempio ci indica di utilizzarlo solo la sera. Ok, poi acido ialuronico, allora appunto fondamentale, importante e veramente versatile, 2% di acido ialuronico, quindi soluzione super idratante. Ricordatevi sempre che anche le pelli miste grasse, anche se sono miste grasse, non vuol dire che non hanno bisogno di idratazione, non hanno bisogno di emollienti, di nutrimento, che è un'altra cosa, ma l'idratazione, quindi la parte acquosa, quella è sempre necessaria. Anzi, è molto probabile che se voi iniziate a idratare bene la vostra pelle, la maggior parte dei vostri problemi di acne o di imperfezione di pelle brutta si risolvano proprio con l'utilizzo di prodotti che invece vadano a idratare molto bene la pelle. Devono avere formulazioni ovviamente giuste, non devono essere troppo appunto ricchi, grassi, devono essere acquosi, che è diverso, ecco. Quindi di solito sono comunque formulazioni in gel. Molto leggere, di facile assorbimento, insomma, tutt'altra cosa, ma non vuol dire che ovviamente non dobbiamo idratare la pelle, anzi, quindi appunto l'acido ialuronico tra le varie cose aiuta appunto a dare idratazione alla pelle, ma non solo, è utilissimo sia per i segni del tempo che per i segni invece di acne e quant'altro, quindi è un elisir di bellezza per la pelle un po' a 360 gradi perché l'acido ialuronico veramente fa praticamente tutto lui. No, vabbè, però comunque insieme un po' alla bava di lumaca mi viene in mente quella cosa che, cioè, cosa posso usare per qua? Va bene la bava di, cioè, va bene per tutto, sia per le pelli più grasse che per le pelli più secche. Sia per quelle vecchie che per quelle molto giovani, insomma, va sempre bene. E quindi, appunto, questo è il famoso acido ialuronico. Qua non c'è, vabbè, si può usare appunto sia giorno che sera senza problemi. Sono sempre 12 mesi di PAO.
la indica come una soluzione idratante, per farla semplice ovviamente, perché non è proprio così semplice, non è solo lì la bellezza di questo prodotto, eccolo qui, e appunto come vi dicevo prima, a me piace molto anche mischiarlo con il fondotinta, soprattutto con quelli opachi, un pochettino più strong, scusatemi, ma non sono ancora, non mi sono ancora bene ripresa da questa tosse, raffreddore. Sto ancora facendo l'aerosol. Questo è uno di quelli che non ho pagato, esatto, perché veniva 6,99, qua me la dà appunto a zero, soluzione idratante e rimpolpante 2% acido ialuronico. Eccolo qua, adesso è in uso quello di Sien, quindi questo aspetteremo un attimo, però sono un po' in ansia di finirlo in realtà. Vabbè, poi un altro siero, ed è questo è il 30% AHA più BHA Peeling Solution. Vabbè, anche questo è uno di quei prodotti che puntavo da parecchio, ed è praticamente un esfoliante viso molto molto potente, quindi è un prodotto che si occupa di esfogliare la pelle, ma in modo non meccanico come possiamo fare con gli scrub e con i peeling, ma è un peeling, come si dice, a base di acido, praticamente di acidi, è un peeling enzimatico, non mi veniva il termine, quindi non meccanico, ma che agisce per gli ingredienti che ha all'interno. Andiamo a leggere che cosa ci dice il sito di questo prodotto, giusto per... No, mi si è chiuso. No, ecco. Allora, questo esfoliante liquido utilizza una combinazione di acido alfa idrossido e acido beta idrossido, quindi due acidi, per rimuovere cellule morte della pelle e la congestione. Derivati da limoni, uva, carote, ananas, questi ingredienti fruttati agiscono sullo strato superiore della pelle per aiutare... per aiutare a purificare i pori e migliorare il tono e la texture della pelle. Quindi questo teoricamente va ad agire su tutto quello che vi dicevo prima, quindi sui pori che non mi piacciono, sulla texture che non è uniforme perché comunque ci sono sia magari imperfezioni che rughe. L'unica cosa su cui non agisce è il tono della pelle, ma ho appunto preso l'altro prodotto, il retinolo, quindi diciamo che con questi due dovrei fare un lavoro bomba, si spera. Quindi, per un aspetto più luminoso e morbido, vabbè, quindi scrub intensivo per la pelle, sfoglio lo strato superiore della pelle, pelle più luminosa, fragrance free, paraben free, eccetera, eccetera, eccetera. Questo veniva 8,99, sì, l'ho pagato, esatto, sì, e... ve lo faccio vedere perché è un po' particolare, ma l'avrete già visto e già sentito sicuramente. Ce la possiamo fare, Martina? Ok. Ti stai dilungando come al solito. Ed eccolo qui, ed è rosso, non so se riuscirete a vedere. Fa un po' impressione, nel senso che tutti, bene o male, quando ne parlano, dicono che si fa un po' impressione perché ve lo dovete mettere sulla faccia. Vi vedrete proprio questo colore rosso sangue sul viso che farà un po'... potrebbe anche bruciare un pochettino avendo degli acidi all'interno, e quindi infatti il mio consiglio è di utilizzarlo con moderazione, fare una prova, non tenerlo troppo a lungo, fare una piccola prova e vedere un attimino come reagisce la vostra pelle. Sicuramente è un prodotto che da non utilizzare quotidianamente assolutamente, ma è un prodotto che va utilizzato ogni tanto, una volta ogni 2 settimane, una volta alla settimana se il vostro viso lo tollera bene. Io ho una pelle anche molto molto sensibile, quindi questo l'ho preso assolutamente come trattamento intensivo da centellinare, da utilizzare una tantum quando voglio farmi la super mega pulizia. Assolutamente non è un trattamento quotidiano, assolutamente no, però era tantissimo che lo volevo provare perché sono abituata agli scrub peeling meccanici con i granuli, ma di enzimatico
con gli acidi, non avevo mai provato nulla e quindi mi incuriosiva parecchio. Ovviamente questi qua sono tutti quelli che ho fatto vedere finora, sono tutti dupe, tra virgolette, dei prodotti The Ordinary, quindi anche The Ordinary ha fatto il peeling solution, questo qui, fatto sempre uguale, sempre così rosso, quindi molto simile anche questo come concept, come prodotto, come tutto. Altro prodotto, allora, questo è quello che ho praticamente pagato di più di tutto il carrello, perché questo viene 11,99 ed è uno dei prodotti comunque un po', non dico, no, sono tutti famosi, comunque è famoso perché anche questo è il dupe di un famosissimo prodotto di Farsali. Questo è sia siero che primer, quindi mi ha interessato anche perché andava a prendere una categoria diversa ancora di prodotti, e mi interessava proprio il fatto che potesse agire sia come siero, quindi in qualcosa che facesse bene alla pelle, ma allo stesso tempo come primer, visto che io comunque mi trucco tutti i giorni per lavoro. E è appunto siero e primer antiossidante. Va sia a idratare che a proteggere la pelle. Allora, vediamo cosa dice. Vabbè, sempre 12 mesi di PAO. Si può usare sia il giorno che la sera. Scusate, ma la confezione è tanto bellina così, però non si vedrà un cacchio. Magari sì. Comunque, ha i due simbolini, sia giorno che sera. Applicare 2-3 gocce sul viso perfettamente pulito alla mattina o alla sera, prima di passare all'idratazione. Per usarlo come primer, applicare 2-3 gocce prima del trucco. Ok, quindi o come siero la sera, oppure come appunto siero e primer di giorno. La cosa particolare di questo prodotto è anche oltre alla texture, tutto chiuso, comunque, tutto ermetico, tutte le confezioni di cartone, avete visto, le ho aperte con voi. Tutto chiuso, eccolo qui. Dovrebbe essere, dicevo, un po' perlato come effetto, ma lo proverò e vi farò sapere. Di questo ho sentito veramente meraviglie, quindi sono super curiosa di andarlo a utilizzare non solo come primer, ma proprio come appunto siero antiossidante, super fruit extract. Andiamo a vedere magari quali estratti ha, perché io così a memoria non lo ricordo proprio. Allora, migliora la tua makeup routine con Revolution Skincare Super Fruit Extract, la forma perfetta di offrire la tua routine del trucco e i benefici della cura della pelle. Formulato con un estratto di mirtilli ricco di antiossidanti per aiutare a combattere i danni ambientali e aiutare la barriera della pelle, lasciandola morbida e con una leggera brillantezza iridescente, che è appunto la perlescenza di cui vi parlavo prima. Benefici: aiuta a restituire umidità alla pelle, quindi idrata, e offre una brillantezza ineguagliabile. Quindi, bah, speriamo, dai, sono molto curiosa perché, ripeto, è il prodotto che in realtà ho pagato di più di tutto il carrello, quindi ho molte aspettative su questo prodotto, ma ne ho sentito parlare veramente molto bene, quindi credo e spero che non mi deluderà. E questo ho intenzione di tenerlo comunque qua sulla postazione make-up da sfruttare proprio come primer, perché comunque ho già tanti sieri, tanti prodotti, quindi questo lo volevo proprio come, siccome il mattino sono un po' più pigra della sera perché magari mi devo svegliare, andare alla svelta al lavoro e tutto. A volte mi trucco là, quindi la skincare si riduce proprio all'osso. Utilizzando magari questo che mi fa anche da primer, sono un po' più invogliata perché so che poi la resa, oltre che sana, è anche bella, diciamo così, del make-up poi. Nel senso che mi va bene e sto mettendo un prodotto che è un primer, cioè che è un siero, ma allo stesso tempo è anche primer, quindi utilissimo per il make-up. Quindi questo. Poi, allora, veniamo a un prodotto che non ho pagato, esatto, che è praticamente uno di questi spray. Ne esistono di diverse varianti. Io ho scelto quella, la cannabis, ovviamente. CBD, eccola qui.
È praticamente uno spray idratante per il viso. Questo è con estratti di calendula, che comunque dovrebbe essere, cioè è lenitiva. Quindi tornando al mio problema di rossori e quant'altro. E poi come si dice, il CBD, se poi fosse olio ancora meglio, però costava di più. E ha tantissime, tantissime proprietà, quindi la pianta, la cannabis, in realtà, oltre a fumarsela, la gente dovrebbe proprio sfruttarla, per questi scopi benefici anche per la pelle. Vado un attimino a leggervi quanto riguarda questo prodotto. Questo è appunto uno di quelli che non ho pagato. Ora, spray viso nutriente, sono 100 ml. Con un'infusione di estratto di fiore di calendula ultra delicata, questo spray ripara la pelle sensibile soggetta ad arrossamenti. Non dice niente di che. E comunque il CBD aiuta a lenire la pelle secca e sensibile e la nutre. Quindi comunque questo spray, vediamo cosa dice qua la descrizione. Non dice un cavolo. Allora, istruzioni, essence spray, vabbè, vaporizzare sul viso e sul collo a una distanza di 20-25 cm. Non dice nient'altro. Attenzione agli occhi, evitare gli occhi, dice. Vabbè, comunque, questi sono 100 ml, è uno di quelli gratis, esatto, costava 6,99 come tutte queste essence, quindi tutte le varie tipologie che ci sono. Le trovate a questo prezzo, io appunto non l'ho pagato, quindi metto ma sì, va benissimo. Poi, ultimi tre prodottini. Allora, due maschere, tra l'altro in edizione limitata, dovrebbero essere in edizione limitata, e sono questi qui di, come si chiama questo tipo? Gemi qualcosa. Io vabbè, non le ho prese a Jack Jamie. Non le ho prese per la collaborazione col tipo perché non so chi sia, come avete potuto capire, ma le ho prese perché adoro le maschere e mi ispiravano particolarmente. Allora, una è al mango, cocco e chia, semi di chia. E quindi una maschera idratante, no, illuminante, scusate, che è questa qui, maschera viso illuminante. Vabbè, ve la apro che così si vede bene, dai, perché avrei dovuto, lo so, prepararmi prima a questo video e andarmi a cercare prima le cose, ma o me le scrivevo o se no avrei fatto la stessa cosa, quindi sarei andata lì ed avrei dovuto comunque guardare sul telefono tutte le volte. Mi dispiace un pochettino, ma non ricordavo proprio a memoria, né quello che avevo preso, né quali erano le caratteristiche, né perché avevo preso determinate cose. Però vabbè, poi magari facciamo un punto della situazione. Eccola qui, questa è la mascherina, sono 50 ml se non sbaglio, esatto. Pagata un fottio perché queste maschere per 50 ml vengono 8,99 euro. Però erano troppo carine, troppo belline, mi ispirava tantissimo. Anche il packaging è favoloso. Sono belle, eleganti in vetro. È un bel prodotto visto così. Ecco, poi speriamo che sia anche efficace. Questa l'ho presa principalmente per il mango, perché come sapete ho una passione per il mango. E perché comunque ci sta, illuminante, una maschera illuminante ci sta sempre, ecco, visto che siamo in un periodo un po' grigio e cupo, anche se quando l'ho comprata in realtà non era proprio così grigio e cupo, ma fa niente, troviamo una scusa buona per tutto. E niente, questo è il prodottino, curiosissima di provarlo. Troppo carina comunque anche la confezione così in edizione limitata con dentro il cocco e il mango. Mi ricorda proprio l'estate, non vedo l'ora che arrivi, anche se sarà un prodotto che non utilizzerò solo d'estate, però insomma, in preparazione di mi farà venire ancora più voglia dell'estate. L'altra, invece, anche questa fighissima, questa la volevo ancora di più dell'altra, è una maschera viso idratante, quindi di base, diciamo così, che contiene watermelon. Come si chiama? L'anguria, come si può giustamente intuire anche dal packaging del... Ups.
non è successo niente dal packaging della maschera. E ve la faccio vedere perché questa è molto molto particolare. Tra l'altro c'è scritto: questi prodotti hanno un buon odore, ma non sono da mangiare. Mi piace molto questa cosa qua che c'è scritto in inglese. Cioè, mi fa ridere. Però meglio specificare, va? Cioè, guardate che cos'è. Non so se riuscite a... Ecco, a vedere che ha dentro praticamente proprio i semini. Dei piccoli semini. Vedete? Bomba! Questa mi ricorda tanto per come è fatta quella al kiwi di, come si dice, di L'Oreal. Non so se avete presente quella verdina. Quello è proprio uno scrub, questa è più una maschera, però credo che un pochettino faccia lo stesso effetto avendo questi granulini all'interno. Non so se riuscite a vedere. Cioè, è troppo bellina. Troppo, troppo, troppo. Qua con la luce puntata io vedo delle robe meravigliose, ma non so se voi potete capirlo e percepirlo da qui. Comunque, veramente ottimi. Vediamo se qua dice qualcosa di interessante. Niente di interessante, che idrata fondamentalmente, però molto 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 carina. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, questa l'ho pagata. Maschera viso idratante, Feed Your Face all'anguria, 8,99. L'altra, mango, cocco e semi di chia, maschera illuminante, 8,99. Uguali, un botto, cioè 9 euro, quasi 10 euro per una cosa del genere. Non so chi me l'ha fatto fare, però comunque dovevo arrivare alle spese spedizioni perché non mi andava di prendere di pagare spese spedizione. Avevo comunque il 3x2, quindi tre prodotti non li ho pagati. Ho detto, ma sì, dai, ci sta. E ultimo, ma non per importanza, sapete che mi piace finire in realtà con uno dei prodotti che preferisco di tutto l'ordine o gli acquisti che ho fatto. Ed è questo tonico. Questo, signori e signori, è praticamente il dupe del famosissimo Glow Tonic di Pixi. Vi dicevo che appunto Skincare Revolution fa tutta questa serie di dupe. Questo anche è uno di quelli più famosi. Cioè, è famoso il Glow Tonic perché praticamente è un tonico che ha dentro l'acido glicolico, quindi anche quello agisce un pochettino sull'esfoliazione della pelle, non appunto a livello meccanico, ma come si dice, enzimatico, una percentuale ovviamente bassissima che non va a fare gravi danni alla pelle, tanto che appunto è un tonico che può essere tranquillamente usato tutti i giorni, a differenza del peeling che ha due tipi di acidi ed è più aggressivo ovviamente. Questo ha appunto acido glicolico al 5%, vabbè, pulisce e ovviamente purifica la pelle. Contiene anche ginseng e aloe vera. Questi sono 200 ml, c'è anche più piccolo da 100, ma già che c'ero ho preso i 200. E questo qui mi sembra che costi, esatto, 10,99. Ovviamente la metà costa la metà e forse grande era un po' più conveniente, se non sbaglio. Forse piccolo mi sembra che costasse 6,99 e grande 10,99. Adesso ho dei dubbi a riguardo, però insomma sicuramente conveniva di più quello grande, mi sono tolta il pensiero e l'ho preso. Se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, se non siete sicuri che la vostra pelle possa tollerare questo tipo di prodotto, dovrebbe esserci anche quello con percentuale più bassa, il 2% di acido glicolico anziché il 5. Io ho preso direttamente il 5, ma fa un bagno. Ho detto sì, questo. Ecco qua.
E niente ragazzi e ragazze, questo era tutto il mio shopping su Maquillaglia, ma tutto comunque Revolution Skincare. Facendo un recap, appunto, ho preso due maschere della collezione in edizione limitata di Jack Jamie, che non so chi sia, però ha fatto questi prodotti. C'erano altri prodotti, in realtà. Io ho scelto queste due mascherine, quindi uno Cocco Mango Semi di Chia illuminante e questa qua invece all'anguria idratante in gel. Poi ho preso appunto l'imitazione, il dupe, chiamiamolo come volete, insomma, di tonico. Io adoro i tonici, ero curiosissima di provare il Glow Tonic di Pixi. Questo è un pochettino il suo dupe, quindi un tonico anche esfoliante perché contiene il 5% di acido glicolico. Questo non vedo veramente l'ora di provarlo. Poi mi sono presa il Super Fruit Extract, quindi un primer barra siero antiossidante ai mirtilli, che ops, al contrario, ai mirtilli, che ha anche una perlescenza, quindi un ottimo primer viso oltre che siero, dupe del Farsali. Poi Ho non so come si preso chiama. Peeling Solution, quindi un altro prodotto per esfoliare la pelle, visto che l'esfoliazione è una delle parti fondamentali della skincare, della pulizia della pelle. Quindi un prodotto molto particolare, sempre a base di acidi. Sì, non ero sicura di farvi vedere la cosa giusta. A base appunto di acidi che aiuta a esfoliare la pelle, da usare una tantum. Questo anche lui dupe di un prodotto di, come tutti gli altri, di The Ordinary. Questo è retinolo al 2% per aiutare a uniformare il tono della pelle. Eccolo qui. E gli ultimi appunto tre prodotti, tornando a noi, che sono quelli che non ho pagato perché erano quelli che costavano di meno, sono lo spray idratante Essence per il viso al CBD e l'acido ialuronico al 2% e il siero contorno occhi alla caffeina e all'acido ialuronico appunto per il contorno occhi. Questo era tutto, ce l'ho fatta, spero di essere stata abbastanza chiara, abbastanza sintetica. Diciamo che in questa ultima parte, in questi ultimi 2 minuti, ho cercato di sintetizzare tutto quello che vi ho detto in tutto il video. Lo so, ogni tanto mi perdo via, ma mi piace anche, diciamo, chiacchierare con voi, soprattutto se non mi preparo il video, cosa che faccio praticamente mai, ma mi ritrovo qua ad aprire la scatola con voi, a guardare i prezzi insieme. E a raccontarvi insomma com'è andata con questo pacco e con questi prodotti, quali sono state le mie scelte e perché. Per Ripeto, oggi dal è canale, tutto, un bacione. Ciao ciao! Nel frattempo mi è venuta il raspino, cioè proprio nel momento dei saluti finali. Rifacciamo. Grazie a tutte e buona serata, un bacione, al prossimo video. Ciao ciao!